insomma, chiederebbero una trattativa per il rilascio di alcuni scafisti. Ieri Alfano ha detto no. Lei cosa dice, Fedriga? Dico che Alfano ha già trattato con gli scafisti, ha favorito i viaggi della speranza che dopo drammaticamente si sono tramutati in viaggi Però della questo non morte, c'entra, migliaia di adesso stiamo case. parlando di un'altra No, cosa, no, adesso volevo la è quello, risposta sono su gli scafisti, è proprio questo che è Però avvenuto con gli scafisti. la risposta che io le chiedevo era Scusi, proprio eh. sul tema specifico, Il no? tema specifico è che noi siamo un paese nel quale ha arricchito gli scafisti che finanziano il terrorismo internazionale, perché di questo ci dicono i servizi di intelligence internazionali, che ha finanziato il terrorismo, e oggi Alfano dice che non tratterà. Ovviamente mi auguro che non sia così, ma lo do per scontato, insomma, che almeno ufficialmente Alfano non tratti con gli scafisti. Seconda cosa, Almeno vedendo. ufficialmente, perché secondo lei per salvare delle vite umane si No, possono dico anche almeno ufficialmente pagare dei perché. No, riscatti? No, no, ma è no, una no. questione seria, Sì, non no, no. è. Sto dicendo almeno ufficialmente perché in maniera informale, come dicevo, l'ha già fatto favorendo i viaggi della speranza. Questo che sia chiaro. Sono Dopodiché il presi governo non milioni. dovrebbe Sempre entrare avere la in vita. trattativa comunque con chi ha rapito i nostri italiani? Mi scusi, guardi che il problema è questo. Noi siamo un paese nel quale abbiamo più volte pagato per persone rapite. E purtroppo ne continuano a rapire perché sanno che l'Italia è un Paghiamo. paese che paga. Il problema è quindi fare una valutazione, non stanno a farlo ovviamente, ma i nostri servizi di sicurezza, che devo dire sono tra i migliori al mondo in molti casi, vedere qual è la situazione, però bisogna guardare anche l'interesse presente e futuro dei cittadini italiani e dei cittadini italiani che lavorano magari o sono presenti all'estero. In secondo luogo, vedendo questo servizio che avete fatto, secondo me non bisogna confondere le cose. Chi fa caporalato, perché di questo si tratta, di persone che aspettano e qualcuno li va a prendere per portarli nei campi a raccogliere pomodori, deve essere perseguito, le norme non lo permettono, punto. Non è una questione che giustifica l'immigrazione clandestina perché c'è qualche sfruttatore. Lo sfruttatore deve essere colpito, italiano o straniero che sia, indifferentemente di chi stiamo parlando.